questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, renti voci un solo canto che nel tempo vibra e resterà. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo che la sfida è il momento per dimostrare il valore in te. Buonasera e bentrovati amici fedelissimi di Dreams, altro appuntamento questa volta con Dreams Highlights, e vogliamo riscoprire tutto quello che sta accadendo soprattutto in questa settimana passata presso la Crossover Academy. Però prima di fare ciò andiamo a ripercorrere invece quelle che sono state insomma le situazioni particolari, i punti salienti della scorsa puntata, a partire dalla classifica e dalla stella blu del nostro Michele, che conquista pari merito il primo posto insieme a Donato, e poi c'è la scelta del nostro direttore artistico. Guardiamo. Dreams. La classifica provvisoria, eccola qui. Al primo posto Donato con 35 punti. Secondo posto, guardate, a pari merito Giada, Giorgia, Giulia e Silvia. Terzo posto Angela, insieme a Martina e Riccardo. Quarto posto, sento i commenti qui dietro, quarto posto, fatemela rivedere Silvia, quarto posto Leo e Michele con 32 punti, quinto posto Andrea, Lelio, 31 punti, sesto posto Francesco insieme a Manuel e Michael, al settimo posto Lorenzo e Sofia, all'ottavo posto per il momento c'è Gioia. Allora, questa è la classifica provvisoria e vi ricordo perché ci sono in ballo sempre i vostri 3 punti da casa, quindi la stella blu va a Michele! E Michele raddoppia! Michi, vieni! Dove sei? Dove sei? Vieni, Michi! Michele! È molto amato dai nostri, insomma, amici a casa, perché questa è la tua seconda stella blu di seguito. Beh, devo dire che fai... La terza? Sì. No, di seguito la seconda. Ah, di seguito, parla sempre al micro. Di seguito la seconda. Però è la terza. Insomma, sì. sei amato, e poi lui fa tanta propaganda, ragazzi, fa tanta propaganda, e quindi è giusto insomma che ti becchi questa stella blu. Grazie. Vediamo Michele se è cambiata la classifica, vediamo un attimo, avevi... Ecco qua, Michele Donato al primo posto a pari merito! Ma questa vita ci ha fatto cadere, se ci va male resteremo soli, se ci va male resteremo soli. No, no, se ci va male resteremo soli. Na 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 na. No, no. Se ci va male resteremo soli. Go! Always believe in you. So you got the power to know you're in the sweat bowl. Always believe in you, 'cause you are God. I'm not about to return something I could learn. You're in the sweat bowl. Donato, te che
tecnicamente io ti dovrei consegnare anche a te la stella oro. A pari sì. merito, per il nostro regolamento, interviene il direttore artistico, che naturalmente questa sera ci parla dalla regia. Wow. Allora, Piero Mazzocchetti, facciamo un applauso. Eccoci qua. Allora, c'è una situazione, Federica, un po' anomala. Ecco, che si fa? Allora, 35 ragazzi, Donato... Non vi regalate niente. 35 Donato e 35 Michele. Allora, Michele, non me ne voglia, ma dato che oggi, specialmente per l'assenza dei due giurati, Fausto e Lucio, abbiamo avuto quattro giurati completamente diversi, che hanno... comunque proclamato per quanto riguarda il punteggio Donato vincitore, quindi ecco, Michele, non me ne voglia, ma io darei questo mezzo punto in più a Donato anche per il percorso che ha fatto. Grazie. E mo la dobbiamo rifare, no, ci ha portato bene prima, come fa? Com'era? Gold! Che poi gold, stella oro. Hai gold. Capito? Te la sei tirata. Comunque, volevo dire giusto una cosina. Vai. A parte che sono emozionato. Goditi complimenti, l'applauso. Donato. Grazie. Goditi l'applauso. Grazie. A parte che sono emozionatissimo, volevo dedicare questo premio a me stesso per il lavoro e per il sacrificio, ma a loro anche, perché questa sera sono stati bravissimi. Tutti. Quindi il premio è anche vostro. Naturalmente abbiamo dovuto consegnare anche la stella rossa alla nostra Gioia, che poi si è sfidata con Irene. Allora, Gioia, stella rossa, come i tuoi colleghi, insomma, che hanno preso precedentemente questa stella rossa, ti dico che tutti i mali non vengono per nuocere. Vedrai che sarai carichissima e adesso questa sera dovrai confrontarti con la nostra Irene. Vieni, Irene, vieni qui, vieni. Per chi non avesse visto la puntata, scopriamo l'esito dei nostri giudici. Vediamo i nostri giudici come hanno votato, a chi va questa sera la stella nera tra Irene e Gioia. Vediamo.
Gioia, Gioia, allora vieni qua Gioia. Allora, Riccardo è sto bufone che porta la stella nera. Ma perché nera? La fai sempre portare a me? È perché te sta bene, ti fa pandando con l'abbigliamento. Allora, Gioia, guarda, io te la do, te la consegno, no? Tieni, prendi anche il microfono. Ma io te la consegno, la lacrimuccia ci sta, fa anche spettacolo. Guarda quanto sono cattiva, sembra un po' Barbara D'Urso in questo momento. Invece io non piango e sono sicura invece che questa stella nera ti può solo giovare, perché io credo nelle tue possibilità. Ci può stare una serata sottotono come è capitata ad altri tuoi colleghi, ci sta tesoro, ci sta ed è normalissimo. Sì. Pensa, questo sta sottotono da una vita, vedi come, insomma, e ce l'abbiamo e ancora, sta ancora qui, e sta ancora qua. Però io sono convinta, Gioia, che queste lacrime saranno ancora più belle fra 2 settimane, perché saranno lacrime di gioia. Dalle lacrime, giustamente, della nostra gioia per questa stella nera, si passa alla felicità dei vincitori. Da una parte Michele, che ha conquistato anche la stella blu del pubblico, al nostro Donato, che conquista la sua prima stella oro. Sei stato molto molto bravo. Grazie, ti Federica. Ti sei meritato questa stella. Grazie. Oro. Ho cercato di mettere sia la presenza scenica sia la voce. Ce l'hai fatta, Donà. Con tanto sacrificio ho visto che hanno gradito, e quindi per me questa è già una vittoria. Ma ti posso dire una cosa? C'hai un animo così buono, sei così solare, come ho detto prima, ma davvero esprimi serenità, ok? E quindi è come se sei rassicurante per le persone a casa. Wow, questo è un complimentone. È un complimentone, ma te lo meriti tutto. Complimentone. Bravo, io Donato. Non finirò mai di dirti grazie, perché la visibilità, l'opportunità che ci stai dando, veramente, io lo porterò sempre nel cuore. Ma sei bello, fammi abbracciare quando sei bello. Sei una ragazza dolcissima, sei molto brava e molto talentuosa. Io non mi preoccupo affatto della tua stella nera, che non me ne vogliano a casa, insomma, i ragazzi che vogliono entrare a Dreams, ma io sono sicura delle tue possibilità e delle tue capacità, ok? Speriamo, vabbè, comunque doveva capitare a qualcuno, poi, vabbè. Ma io te l'ho detto prima, anche un calciatore professionista capita di sbagliare una partita, no? Anche al miglior portiere becca un gol, quindi insomma ci sta, però deve essere soltanto uno spunto, uno sprono per andare avanti, per fare meglio e per dimostrare che tu questo banco te lo sei strameritata, ok? Me lo prometti? Va bene, va bene. Sì, sì. La lacrimuccia ci sta ed è giusto che ci sia, è normale, sì, sì. Ok? Quella è emozione anche del momento, una sensazione. Sì, esatto. Io sono sicura, ma davvero, non dico per scherzo, perché a me quando canti mi piaci da morire. Grazie. Okay. Siete d'accordo su Donato Stella Oro? Sì! Come fa Donato? Gold! Stella blu, vieni qua, vieni Miki. Questa stella blu la dedico a una persona che si chiama Michele e che però è Michele Marlo, quindi questa è per te, oltre alla stella oro che splende in cielo, che è lui. Anche questa stella anche blu, stella stasera blu. Ci ha emozionato a tutti, grazie. Anche perché eri proprio lì con i voti, sì. Quindi poi sei arrivato al pari merito, no, diciamo, è giusto, diciamo che il maestro Piero Mazzocchetti ha lasciato giusto. Quella che era la giuria, certo. Di questa sera. Assolutamente, assolutamente. Per non turbare nessuno, però ti sei strameritato il tuo pari merito. Grazie, eh? Grazie mille, bravo, grazie. Quanto mi emozioni Michele quando canti, bravo, bravissimo. Grazie. Stella blu, Michele. Yeah, yeah. Soltanto un attimo di pubblicità, torniamo fra pochissimo. Dreams Highlights. Dreams, dreams, dreams. Si torna finalmente a studiare presso la Crossover Academy, i nostri professori, i nostri maestri prontissimi a dare e a dispensare consigli ai ragazzi. Please. Eccoci Silvia, come stai? Tutto bene, prof. Allora, ti abbiamo assegnato una canzone. Sei bellissima. È bellissima, veramente.
tutti vi spaventate della vocalità di Loredana Bertè, sì. In effetti è molto molto appariscente come canzone, però stai tranquilla, potresti tranquillamente riuscire. Partiamo ad analizzarla. Ok. Ho ritoccato la tonalità. Parti da questa nota. Sì. Ok? Dai. 3, 4. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tu. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere serio, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vale che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, e quando avevo i capelli e luce rossa dei coralli, quando fino a qua. Devi stare attenta poi nel, ecco, nel proseguo, sì, dell'inciso. Sì. Pezzo straordinario. È fantastico. Fateci sognare. Ascoltare tutta, però non si può, non si può, non si può, non si può. Bravi, un po' più. Grazie. Insieme, guardatevi, fate finta che, certo, c'è del tenero fra di voi, fate finta che c'è del tenero fra di voi, finta, eh. Dreams! Max Pezzali, sì, non devi cercare di imitarlo, ora dobbiamo fare la nostra questa canzone, naturalmente non cantare a bocca chiusa perché lui apre tantissimo, ok? Tutti noi finiscono all'alba nel film, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. Deciso, ma penso sempre.
io ancora rossi in realtà. Ma va bene tutto serva. Proviamo almeno a fare il ritornello. 3, 4. Stai tranquillo, non la conosco per niente. Dobbiamo vederla meglio con la melodia, con la ritmica, con la metrica, ok? Tempo ne abbiamo, mi raccomando, Lelio. Ti ho ritoccato anche a te la tonalità. Andrew! Ce ne andiamo a Napoli, no? Con sta bella valigia, eh? Vedi Napoli e poi muoio. Com'è? Vedi Napoli e poi muori, così si dice. Ah, è vero, la R che mi piace, com'è? Proprio di Napoli, la esatto. R. Vida Napoli e poi muro. Muro. Sai che sembri? Fratello di Marisa Laurito. Ah. E quindi, dai, continuiamo. Va bene, proviamo. O Sarracino, o Sarracino. Dai, ripetiti. Bello guaglione. O Sarracino, dai. O Sarracino. Tutta femmina fa. A mucca, una mano rinda sac, e se ne va smargiata per tutta la città. O Sarracino, bravo, o Sarracino. Okay, bravo, bravo. Attenzione ai tempi, però vediamo bene, eh? Abbiamo un po' di tempo per studiarlo, i tempi sono perfetti, qui dobbiamo andare sul battere, battere e levare, altrimenti poi sei indietro, ok? Va bene, ti devi divertire. Qua devi pensare che hai mille colori, capito? Che ti passa avanti Pulcinella, no? Tutta una cosa molto... pensando quasi a Scarpetta. Ah, sai chi è Edoardo Scarpetta? Era il papà di Peppino, di Filippo. Edoardo di Filippo. No, quindi pensiamo di ricreare la commedia napoletana. Freeze! Ti avevo assegnata... l'avevo assegnato a te di Giovanotti. Sì. Che ne pensi? Sono abbastanza contento. Parlami di questo abbastanza. È che non la sento una canzone proprio per me, però mi piace, come canzone mi piace, quindi. Perfetto, Michael, secondo me la puoi fare tranquillamente come lui. Canzone molto intima, quindi partiamo in originale. Ok, dai, quasi a cappella. 3, 4. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo con i pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni. Bellissimo, basta così. Arriviamo un po' la bassa, aspetta il bilanciamento. Una rosa blu sulla pelle tua, ti ricordi l'ombra snobbe bionda con un filo di follia. Bene, vai! Dicono di te. Non spingere, non spingere.
Bravo, allora ascoltami un attimo. Non spingere tanto, a parte che non sono incerto se alzaltera ulteriormente di un semitono. E poi attenzione alla I. La I mi tira sempre verso la fine, capito? Okay. Ti faccio questo esempio qui. Io ti legherei. Io ti legherei. Capito? Okay. Più E. Ma se fossi mia. Vai. Io ti legherei, però un po', io ti legherei, io ti legherei. Ecco. Dreams. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Scusa quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia ma è la vita. Adesso va bene, strofa, ritornello in questa tonalità. Andiamo sul cambio di tonalità. Quindi in pratica per te devi iniziare la seconda strofa. Siamo eterni, siamo bassi, siamo storia, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona, che si ammetta adesso la sua volontà. Non è la tua preferita, ma non ti viene male, assolutamente, assolutamente. Con questi piccoli cambi di tonalità vedrai che riuscirai a farla. Bravissima, ci vediamo all'Accademia per vederla tutta completa. Okay. Yeah. Ciao! Gloria Gaynor. Sì. Voce ferma. Ci proverò. Non pensare al vibrato, pensa alla voce ferma, ok? Ok. Prima, rifacciamo. Ok. Prima. Ok? Mi raccomando il tempo, pensalo un pochino prima, pensalo un pochino prima, sennò ti scappa la base sotto e sembra che stai rincorrendo a guardie e ladri. Va bene. Ok? Dai. Grazie. Freeze! Come foglie, Malika Yan, è una cantante che preferisci? Sì. Dai, bravissima, Giada, è brava, molto molto intonata, molto espressiva, ha un repertorio molto molto particolare, secondo me potresti farla bene, ok? Iniziamo a vederla. Partiamo senza introduzione. 3, 4. Ha bevuto il caldo, ha scorciato il cielo. Dicono sia
col suono, ok? Renderlo un pochino più gradevole. Per il resto va benissimo, la manteniamoci in un semitono giù, va bene? Bravissima, ti aspetti in accademia. Lore! Lionel Richie! Lionel Richie! Che scrisse un pezzo pazzesco, Hello! Ma questo è bellissimo, ancora di più, si chiama Easy. Dai, vediamo un pochino se ci giochi bene dentro, ok? Ma leggero, bene. Ok. Stacci un po' più dentro, lega, però non allungarti dove lì Lionel Richie ha scritto delle pause, ok? Bravo, ci stai bene dentro però, eh? Grazie. Dai, continuate. Tante canzoni della Pausini poi sono state tradotte in spagnolo, sì. Lei è famosissima in Sud America. Non ho bisogno più di niente adesso che all'inizio, dobbiamo cercare di tirarle un pochino, di farle più sonore, ok? Sì. E di conseguenza l'inciso renderlo meno aggressivo, okay? Non è facile far questo, ma ce la farai, l'approccio è veramente giusto. Freeze! Diamante, sì, è una costruzione particolare, perché lui, voce crossover, tu cantautore, no? Quindi qua dobbiamo creare un mix e una contaminazione vera e propria, ok? Non dico niente, non dovete farmi neanche le domande, dovete soltanto cantare. Dai!
sfiderò. Eccolo. L'odore dei granai. Pace per chi ci sarà e per i fornai. Io già sarò, io già tu sarai. Gli occhi si chiariranno, fioriranno i nevai. Carica! Impareremo a camminare. Domenica insieme. Hermano insieme a camminare. Domenica. Bene, allora, beh, poi costruiamo un po' anche una seconda, non dico seconda voce, però delle risposte. Poi ho un'idea per te, che sei un cantautore, Francesco, scrivi bene, ma non lo diciamo, ok? Non lo sveliamo. Dai, buon lavoro. Come stai, Gloria? Tutto bene, tutto bene. Dai, come hai preso? Bene, 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 bene. Come hai preso questa stella nera, dai? Bene, abbastanza bene, anche perché comunque può capitare. Prima o poi tocca a tutti. Allora, il discorso è questo, siete tutti bravissimi, ve la state giocando davvero con dei punti vicinissimi, quindi può capitare a chiunque. Ma devi ricantare guardando il cielo. Sì. Ok? Quindi riproviamola un pochino. Ok. Io so che l'avevi fatta con la base musicale, però oggi ti accompagno al pianoforte per sentire meglio la tua voce. Ok. Allora, vediamo un pochino. Questa è la prima nota. Parti quando vuoi. Ok. Se tu mi chiedi cosa faccio in questa vita, amico mio, la sola cosa che so dirti, e non lo so nemmeno io, viviamo a tempi troppo austeri, siamo animali di città. Ma ho la certezza che ci sia che va al di là di questa comprensione mia, poter chiamarla anche magia. L'avete tagliata, Gioia? Sì. L'avevi tagliata questa canzone, ok. Allora, andiamo a fare direttamente il ritornello. Da stringo. Okay. Ci sei? Sì. 3, 4. Stringo i pugni e rido ancora. Ragazzi, come state? Bene, bene. Dai, dobbiamo preparare questo duetto. Vi piace? Che me ne dite? Bellissimo, molto romantico. Dai, proviamo, iniziamo a provarla. Allora, ho pensato di tirarla un semitono giù, Donato, perché Ramazzotti prende note sì, importanti. C'ha una vocina. Un sol diesis, tu ti fermi su un sol. Giulia, mi raccomando, no, quando cantate a duetto. Allora, okay. Inizia... Ok. Donato. 3, 4. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. Giulia? Poison, all the door, let disappear.
to you, you belong to me forever. No, attenta Giulia, attenta. Sì, no, stai tranquilla, siamo davvero a un primo approccio, stai tranquilla. Allora, rifacciamo proprio da questa, esatto, da questo settore, 3 e 4. I belong to you, you belong to me. I belong to you. Ci sei? 3, 4. I belong to you, you belong to me forever. Brava Giulia, dai, dobbiamo andare a vedere tutte queste seconde voci. Ok ragazzi, dai, la prepariamo bene in settimana e vi verrà davvero un bel duetto. È stata una canzone di Celentano e Mina, ecco e sale. Ok? Ok. Iniziamo a vederla, ok? Poi inizialmente col pianoforte, vediamo un po' di individuare tutte le note e poi al limite vi arrangio con una base musicale. Martina, parti tu. Abbiamo ritoccato la tonalità, parti il re minore. Ok. 1, 2, 3, 4. Tutte le chiusure del ritornello, lei è andata lunga, tu sei andato corto, quindi dobbiamo perfezionare un sincronismo, ok? Mm-hmm. La vedremo meglio in settimana. Dreams! Dreams Highlights continua dopo la pubblicità. Dreams, dreams, dreams! Naturalmente non sono mancati anche i momenti di aggregazione fra i ragazzi. Thank you.
soltanto un attimo di pubblicità, torniamo fra pochissimo. Dreams Highlights. Naturalmente anche questa settimana il nostro Big Brother Antonio Di Josafat non poteva farsi scappare la notizia, no? Quello che è successo in puntata, quindi Michele, questa stella blu che era diventata quasi una stella oro e poi non è stata consegnata, lui che cosa ha fatto? È andato a conoscere la sua famiglia. Dreams! Oggi, cari amici di Dreams, siamo venuti al Templum Café ad incontrare, pensate, papà Antonio e mamma Ernestina, che sono i genitori del nostro Michele. E allora io non posso far altro che avvicinarmi a mamma Ernestina e chiedere: ma questo Michele che è tanto amato dal pubblico, perché cosa gli fa la gente? Michele sì, è stato sempre molto solare, sin da piccolo è stato sempre un ragazzo molto positivo, molto allegro e quindi di conseguenza è anche molto, molto amato, gli vogliono tutti molto bene insomma, i ragazzi, gli adulti, tutti, tutti quanti. Il nostro Michele, che nasceva il 27 agosto del 1997, pensate, doveva chiamarsi Michelangelo, poi la mamma ha ceduto ai voleri anche del papà. Papà, a proposito, ma come ha accettato Michele la scelta del nostro Piero Mazzocchetti di dare la stella d'oro a Donato, che fondamentalmente era arrivato ex aequo, perché Michele con i 32 punti dei giudici, i 3 della stella azzurra, era appunto arrivato anche a 35. Ma Michele sportivamente l'ha accettata bene oppure è proprio felice come è apparso quando ai nostri microfoni ha detto ottima scelta, caro Piero Mazzocchetti? Allora no, l'ha presa bene, l'ha presa molto bene, anche perché il suo obiettivo anche partecipando a Dream, in tutta onestà, non è quello di vincere necessariamente, ma è quello di partecipare, di farsi notare, di farsi vedere, anche perché lui, voglio dire, è un po' di tempo che canta, che scrive, quindi Dream rappresenta per lui un po' una vetrina per poter meglio mostrare le sue qualità sia come autore sia come cantante. Quindi ha accettato tranquillamente la decisione presa e noi, voglio dire, siamo anche contenti che lui abbia questo obiettivo, che non abbia questa voglia di emergere e di vincere a tutti i costi, laddove c'è una sana, chiaramente, competizione tra ragazzi, che ognuno di loro insomma ci sta mettendo il suo per poter farsi vedere, per potersi farsi ascoltare da un po' da tutto il pubblico e così via. E io, sfogliando l'album dei ricordi che mi avete portato, scopro che quando Michele aveva quasi 5 anni è nata Francesca e ci avete portato una chicca, e allora noi la vogliamo ascoltare insieme a voi. Michele cantante, l'abbiamo ascoltato sin da piccolissimo. Michele compositore, lo sappiamo, perché insieme al carissimo Francesco spesso e volentieri ci danno gioia e ci danno la possibilità di apprezzare questa loro sensibilità, perché un compositore soprattutto esprime quello che ha dentro. Ma voglio vedere Michele da un altro punto. Michele giornaliero, cioè il Michele quotidiano. Mamma Ernestina, come passa le giornate Michele? Michele durante la giornata è un vulcano, nel senso che lui il divano non lo conosce, dal letto si alza molto presto e fa tutto, studia molto anche per l'università, anche perché proprio l'altro ieri ha fatto un esame, un altro esame, ha preso 30, quindi è un ragazzo veramente d'oro, perché ha sempre avuto la costanza e la forza proprio di impegnarsi sempre, in ogni
ogni cosa che fa, ecco, nello studio, nella sua passione primaria che è la musica da sempre, perché lui adora cantare, adora scrivere canzoni, e anche perché, essendo un ragazzo molto sensibile, non perché mio figlio, però lo è, quindi trasporta poi tutto in quello che fa. Nella prima puntata di Dreams, però, abbiamo scoperto anche un altro Michele, il Michele innamorato della sua Paola, con cui era stato a Parigi. Ma quest'oggi né Paola né Francesca, caro papà Antonio, sono qui con noi. Perché? E poi voglio chiederti, la mamma ci ha parlato di un Michele vulcanico, di un Michele solare, di un Michele superattivo, eccetera. Papà, la tua professione, questo ce lo concede di dircelo, com'è Michele, un difetto di Michele, se tu lo dovessi trovare, Michele ce l'ha un difetto o no? Michele è fidanzato da 6 anni con Paola, lui aveva 18 anni, Paola aveva 15 anni, e Paola sta preparando un esame universitario, per cui non è qui per questo motivo, e mia figlia Francesca, anche lei oggi è a scuola, quindi non è potuta essere qui, perché sennò anche lei appoggia il fratello in tutte queste situazioni. Per quanto riguarda il discorso di difetti di Michele, io che sono una persona molto razionale, credo, spero di essere abbastanza razionale anche per il lavoro che faccio, dico che quello che è un pregio che mia moglie ha detto di Michele, la sensibilità, a volte può essere un difetto. A volte può essere un difetto perché nella società attuale, chiaramente, essere troppo sensibili significa anche prendere delle briscole, delle botte di tanto in tanto, e chiaramente prendersela di più rispetto a persone più fredde. Però noi siamo a fianco a Michele, lui a fianco alla sua famiglia, lui lo sa, è una persona, è un ragazzo molto legato anche ai valori familiari, e di questo ne siamo più che fieri, siamo orgogliosissimi di lui, perché riesce a portare avanti tante cose e soprattutto lo fa sempre con onestà, con dignità, che è una cosa che gli diciamo anche sempre, per cui siamo veramente felici per lui e ci auguriamo che, voglio dire, raggiunga quelli che sono i suoi obiettivi. Poi la vita vedrà, deciderà quali saranno questi obiettivi, però siamo contenti che porta avanti questo percorso. Speriamo che Dreams gli possa dare una mano, insomma, per quello che lui vuol fare nella vita. Ma a noi Michele piace così, piace sensibile, piace la sua sensibilità che a volte si commuove, come abbiamo visto fare tra l'altro domenica scorsa quando ha interpretato quel bellissimo brano Aquiloni. E soprattutto piace Michele quando da Deus Ex Machina un po' è diventato il collante di tutti i ragazzi con il suo ciuffo ribelle. Antonio, c'è chi può e chi non può. E quindi, che dire, mamma Ernestina, a nome anche di papà e di tutta la famiglia, un messaggio di saluto a Michele e soprattutto quello che è il tuo grido verso tuo figlio. Michele, che dirti, ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni, rimanendo sempre come sei tu, come ti dice sempre mamma, con i piedi per terra, ma lo sappiamo questo, e però ti auguriamo veramente di realizzare tutto ciò che vuoi fare nella vita. E di rimanere sempre così, rimani sempre così. Ma prima di andar via, so che mamma e papà mi hanno portato un regalo a cui Michele tiene tantissimo, un regalo dei suoi 18 anni. Cosa avete portato per me, per nostro Michele? Una coperta che io gli ho fatto fare quando ha fatto 18 anni, con tutte le foto che racchiudono, diciamo, la sua vita fino ai 18 anni, ovviamente. Ed è una coperta che lui mette spesso e volentieri, perché soprattutto quando tu parlavi dei momenti di allegria, però anche i momenti in cui va un po' più giù, questa coperta la mette addosso, è come se mettesse addosso tutta la sua famiglia che è con lui. La coperta dei ricordi che ho fatto fare poi anche a mia figlia, uguale, con le foto ai 18 anni. Certo. Entrambi ce l'hanno. E allora io prendo in custodia la coperta dei ricordi di Michele, gliela consegneremo in studio. Dal Templum Caffè di Chieti è tutto. Grazie cari amici di Dreams, e che dire, forza Michele! Forza Michele, Michele, e auguri sempre. A tutti, e auguri a auguri tutti, a ragazzi, tutti ragazzi per i loro sogni. Certo. Dreams! Carissimi amici, da questo momento stop al televoto. Non è più possibile votare i vostri preferiti attraverso WhatsApp, ma potete riprendere, insomma, la vostra attività di voto la prossima settimana.
Adesso io vi saluto e vi do l'appuntamento con Dreams domenica prossima, ore 21:30, sempre su Rete 8, canale 10. Dreams, ciao, buonanotte. Questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, venti voci, un solo canto che nel tempo vibra e resterà. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme sfida il momento per dimostrare.